Ciao a tutti, stasera video dedicato alle Shocky Bands, le perline che si trovano in edicola a 2,99 euro. Allora, quindi abbiamo 500 perline più telaio. Allora, all'interno troviamo questo libricino, la carta velina o da forno per stirare. Qui abbiamo schema Betis Delfino, ritaglia questo schema lungo la linea tratteggiata qui a fianco, posizionalo sotto il telaio delfino trasparente, centrandolo e allineandolo con i piolini del telaio stesso. Infila sui piolini del telaio le tue Betis secondo i colori e le posizioni indicate dallo schema. Procedi seguendo i punti generici 2, 3, 4. Quindi in caso voi acquistate questa bustina e trovate il delfino, non buttate assolutamente lo schema, perché anche se a me in questa bustina è uscito il telaio a forma di cuore, vi può servire per le altre bustine che acquistate. In ogni bustina trovi sempre il colore nero più altri tre colori. Le bustine a tua scelta in edicola sono 4, per un totale di 13 colori a tua disposizione. Le bustine hanno un oblò trasparente che ti permette di scegliere i tuoi colori preferiti. Quindi come colori abbiamo in generale bianche, nere, grigie, blu, azzurre, rosa, fucsia, viola, celesti, verdi scure, verdi, gialle e rosse. Poi qui dice posiziona la carta da stiro sopra la tua creazione, fai stirare la composizione da un adulto ad una temperatura media fino a quando i bezzi si saranno saldati tra di loro. Ovviamente parla lascia raffreddare per alcuni minuti, togli la carta da stiro e stacca la tua creazione dal telaio. Il telaio quadrato è modulare e componibile per estendere la tua creatività senza limiti. Ah, quindi la cosa positiva è che potete trovare all'interno anche i telai quadrati, che comunque costano di più del telaio semplice, di questi piccolini costano 1 euro, mentre questi costano più o meno 2,50 l'uno. Quindi poi i colori li abbiamo messi, nient'altro. Qui ti dice i tipi di telaio che usciranno dall'interno, quindi il telaio delfino, fish, telaio cuore, telaio braccialetto, telaio stella, telaio esagono e multistella. Queste sono le perline che sono uscite all'interno del mio sacchetto, quindi gialle, nere, blu e rosa. Come dicevo prima, il telaio a forma di cuore che è uscito all'interno del mio sacchetto, quindi andremo a realizzare un cuore. Bene, adesso vi lascio al tutorial, perché comunque non c'è nulla da spiegare dal momento in cui dobbiamo seguire le linee del cuore. Allora, una volta fatto il cuoricino, io ho fatto solo il contorno esterno, andiamo a stirare. Mettiamo la nostra carta da forno. Allora, questo è il cuoricino stirato. Non sono soddisfatta per niente, come notate la plastica si deforma, non ci sono proprio paragoni con le perline che acquisto dal sito perlinedastirare.it, e anche sono addirittura meglio le Pisla, sinceramente. Guardate, tutte deformate, no, non mi piacciono per niente. Diciamo che sono più che altro delle perline da collezionare per chi è fissato, per chi ama questo genere di lavori, le può acquistare per collezionarle, ecco. Però se andiamo a realizzare uno schema, una faccia o qualcosa, un personaggio, comunque vi verrà malissimo. Quindi un consiglio che vi do, se le volete acquistare per una prova, per iniziare ad imparare, ok, vanno benissimo.
sembra tipo un cuoricino portafortuna. E niente ragazzi, il video termina qui. Ripeto, se volete acquistarle per un puro divertimento, per fare una prova, per vedere se vi piacciono, potete farlo, però sinceramente non è niente di che, è più pubblicità che altro. Bene, vi mando un bacio e ci vediamo al prossimo video. Ciao!